Tragedia a Luni, scoppia un incendio e perde la vita un uomo di 61 anni. Covid, scendono i ricoveri in ASL 5, stabile ancora la terapia intensiva, non si registra nessun decesso in Liguria. Amelia, iniziati gli interventi per la messa in sicurezza dell'ultimo tratto del fiume, fine lavori prevista nel 2023. Ripa, da domani non si circola più lungo la via provvisoria, riapre al traffico la sede stradale oggetto dei lavori. Quarta giornata di campionato, al picco lo Spezia affronta la Juventus. Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del TLS Giornale. In apertura la tragedia successa a Luni. Scoppia un incendio e muore una persona. È accaduto nel pomeriggio al confine con il comune di Castelnuovo Magra. L'incendio potrebbe essere stato scaturito da un abbruciamento di sterpaglie, ma andiamo a vedere i dettagli nel servizio. Un uomo di 61 anni, dipendente di un'azienda agricola, ha perso la vita questo pomeriggio sulla collina del Monte Grosso al confine tra i territori di Luni e Castelnuovo Magra. Sul luogo si era sviluppato un incendio di sterpaglie che aveva richiamato l'attenzione delle squadre antincendio della Protezione Civile di Luni. Proprio durante le operazioni di spegnimento nell'area interessata dall'incendio e in attesa dei vigili del fuoco, i volontari hanno rinvenuto il corpo dell'uomo parzialmente carbonizzato. Sul luogo anche una APCAR intestata ad un'azienda agricola della zona. Toccherà ora al magistrato stabilire le cause della morte dell'uomo, che probabilmente è rimasto intossicato e privo di sensi prima di essere avvolto dalle fiamme. Sul posto, oltre ai carabinieri di Sarzana e ai carabinieri forestali, anche i sindaci di Luni, Silvestri e di Castelnuovo Montebello. La dinamica è in corso di accertamento. Quel che è certo è che il cadavere non presenta segni evidenti che potrebbero fare pensare ad una morte violenta. La Prefettura della Spezia rende noti i dati del monitoraggio e analisi del fenomeno dell'incidentalità stradale. Nel secondo trimestre del 2021 sono infatti state elevate 7.136 sanzioni, ritirate 119 patenti e sequestrati 74 veicoli. Su 298 persone fermate e controllate ai fini dell'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, 35 sono risultati positivi. Su 40 controlli effettuati per verificare il reato di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, 3 sono risultati positivi. Durante il secondo trimestre 2021 sono stati rilevati dai principali organi di polizia stradale 444 incidenti, di cui 308 con soli danni a cose, 136 con feriti e 2 con esito mortale. Ma cambiamo argomento e adesso parliamo di sanità. Salgono a 79 nuovi casi in Liguria a fronte dei 3.617 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, mentre in ASL 5 i nuovi casi sono 11. Il totale dei positivi nella provincia spezzina è 421, mentre le sorveglianze attive sono 202. Scendono i ricoveri all'ospedale Sant'Andrea a quota 5, stabile invece la terapia intensiva che resta vuota. Nel resto della Liguria sono 78 le persone ricoverate in ospedale, 4 quelle nelle terapie intensive. Non si registrano decessi in Liguria. Prosegue anche la campagna vaccinale in regione. La percentuale delle dosi somministrate su quelle consegnate dalla struttura nazionale corrisponde all'87%. Riapertura delle discoteche ed estensione della capienza per sale, cinema e teatri ad inizio ottobre. È questo il quadro delineato dal sottosegretario alla salute Andrea Costa, il quale, intervenendo alla trasmissione radiofonica Un giorno da pecora, ha spiegato: il 30 settembre ci sarà una valutazione e credo che ci saranno sicuramente le condizioni per procedere ad un ampliamento dei posti. Proseguiranno con una tappa intermedia che potrebbe essere del 75%. 80% per poi traguardare il 100% nelle prossime settimane. Mi sento di dire, ha aggiunto, che possano essere incluse in questo discorso anche le discoteche, alle quali finalmente daremo una risposta, anche se sulla capienza andrà fatta una riflessione diversa. L'importante sarà creare le condizioni per riaprirle, affermando il principio secondo cui, se il Green Pass permette la ripresa delle attività, deve comprendere anche queste.
E sarà l'ufficio di presidenza della Regione Liguria a decidere sulla questione dei Green Pass per i consiglieri regionali. Deve essere obbligatorio oppure no? Andiamo a scoprire i dettagli nel servizio di Jacopo Cidale e le immagini di Raffaele Maulella. In questi giorni si sta parlando della questione Green Pass relativamente ai consiglieri regionali, un tema che interessa anche ovviamente la Regione Liguria. Sì, un tema che se ne è discusso in questi giorni. Io proprio qualche giorno fa, senza entrare nel merito del provvedimento dell'estensione del certificato verde sul quale si può aprire un ampio dibattito, però quello che ho voluto sottolineare è quello che la legge e le regole debbano valere per tutti. Quindi se non ci sono deroghe per i cittadini, che comunque avranno parecchie difficoltà con l'estensione del Green Pass, non ci devono essere deroghe neanche per i politici, visto che si vocifera in nome della rappresentanza elettiva, eccetera, che ci possano essere invece delle eccezioni per i politici. No, assolutamente no, io non sono di questo avviso, le regole devono valere per tutti. E ovviamente di questa materia delicata se ne è parlato ieri in Consiglio regionale e saranno proprio gli organi competenti, ovvero l'ufficio di presidenza, insieme ai capigruppo e ai consiglieri regionali che si esprimeranno in merito a questo tema, anche se ho percepito, abbiamo parlato già con i capigruppo, che c'è unità di intenti in questo senso, dove appunto non ci devono essere delle eccezioni per i politici eletti, e questo io spero che e mi auguro che valga a livello anche parlamentare. Si avviano a conclusione le opere di messa in sicurezza lungo la strada provinciale 31 in località Ripa. La provincia della Spezia dispone, a decorrere dalle ore 15 del 23 settembre 2021, la revoca di tutte le precedenti ordinanze di regolamentazione del traffico lungo la strada provinciale numero 31 Fornola-Bottagna in comune di Vezzano Ligure. Dispone il limite di velocità massima limitata a 50 km orari in entrambe le direzioni di marcia, la sospensione della circolazione veicolare e pedonale lungo la viabilità provvisoria realizzata e contestuale riapertura al traffico della sede stradale oggetto dei lavori lotto 2 e 3. Fiume Magra ad Amelia, iniziati oggi i lavori del secondo stralcio funzionale per la messa in sicurezza dell'ultimo tratto del fiume. L'intervento è finanziato dalla Regione Liguria e la fine dei lavori è prevista per la primavera del 2023. Ma andiamo a vedere i dettagli nel servizio di Sergio Diofili. Sono partiti oggi i lavori del secondo stralcio funzionale per la messa in sicurezza dell'ultimo tratto del fiume Magra a Bocca di Magra nel comune di Amelia. Un intervento finanziato da Regione Liguria per un totale di 4.450.000 euro. Si tratta della realizzazione delle arginature volte al contenimento della piena del fiume per un tempo di ritorno di circa 100 anni. La zona interessata dalle lavorazioni comprende le aree tra il torrente Canal Grande fino alla foce. Si lavorerà sulla sponda destra su un tratto di circa 600 metri. Il progetto prevede anche la ricostruzione delle banchine, previa infissione di palancole metalliche e il rifacimento del percorso pedonale adiacente al muro originale. Adesso si procederà con la bonifica dei fondali dai detriti presenti. Seguirà l'installazione del palancolato lungo le sponde del fiume. È un'opera fondamentale per la sicurezza di questo territorio, in primis per la sicurezza dei cittadini, ma anche per l'operatività delle aziende, ha commentato l'assessore regionale alla difesa del suolo Giacomo Giampedroni. Revocata l'ordinanza con cui lo scorso 2 settembre il sindaco di Vezzano Ligure Massimo Bertoni aveva vietato balneazione, stazionamento e consumo di alimenti sul fiume Magra nella zona tra raccordo autostradale e ponte ferroviario. Questo in seguito a richiesta formulata da ASL, che aveva altresì fatto pervenire all'ente comunale la segnalazione di eventi di carattere infettivo rilevati su minorenni che risultava avessero frequentato quel tratto di fiume. Nessun inquinamento pericoloso e dunque ordinanza revocata. E dopo 3 anni il contrammiraglio Andrea Benedetti ha lasciato il posto al contrammiraglio Giuseppe Scorsone, che assume così il comando dell'arsenale militare. Questa mattina la cerimonia nel piazzale Calatachiodo alla presenza di autorità civili e militari locali. Ma andiamo a vedere il servizio di Raffaele Maulella.
3 anni come direttore dell'Arsenale della Spezia, 3 anni passati nell'emergenza Covid, nel problema dei pensionamenti che non vedono sostituzioni. Come lascia questo Arsenale? Allora, questo Arsenale io ritengo di lasciarlo bene, e questo non è un'autocelebrazione, ma è un riconoscimento a tutti coloro che in questo Arsenale lavorano. Sono stati anni difficili, ma la missione dell'Arsenale non è cambiata, quindi l'Arsenale di Spezia continua a fare tutto quello che faceva prima e ha continuato a farlo pur in mezzo a difficoltà legate alla pandemia e anche alle carenze quantitative di personale. Ci siamo dovuti riorganizzare, abbiamo dovuto, diciamo così, incrementare il nostro impegno, ingegnarci per trovare delle soluzioni alternative anche a una molteplicità di problematiche. Ci siamo riusciti e quindi io ritengo di lasciare bene l'Arsenale. Ripeto, non è un merito mio, è un merito delle persone che hanno lavorato qui dentro. Riconoscerete il contrammiraglio Giuseppe Scorsone come direttore dell'Arsenale Militare Marittimo della Spezia? Lei è qua da pochi minuti direttore dell'Arsenale, però le pongo comunque questa domanda. Quale sarà il futuro di questo Arsenale, di questa base navale? Ma questa base navale ha delle grossissime potenzialità, ha un numero di bacini in muratura che non trova uguali in nessun'altra base italiana e anche è fra le prime d'Europa da questo punto di vista. Quindi bisogna valorizzare queste nostre potenzialità in futuro, riscoprire quelle che erano le nostre professionalità arsenalizie, chiaramente in sinergia con l'indotto locale e anche auspicando che le assunzioni possano portare una ventata di innovazione, di gioventù e di voglia di imparare e di produrre. Verosimilmente la congiuntura post-pandemia che ci auguriamo tutti passi presto potrà aiutarci da questo punto di vista. Nel dialogo tra le istituzioni e la Marina Militare si parla spesso delle aree, non diciamo dismesse, inutilizzate o meno utilizzate dell'Arsenale. Potrebbe esserci un'apertura in qualche modo alla città, ad attività esterne, o anche potrebbe diventare, nella parte inutilizzata, una struttura museale unica al mondo questa, partendo dal Museo Navale? Beh, certamente questo è un argomento molto difficile da affrontare e sicuramente le superiori autorità sapranno come gestirlo. È chiaro che l'Arsenale è un bene inestimabile dello Stato e quindi va sicuramente preservato e utilizzato nel migliore dei modi. Nel bando per assunzione delle ossa a tempo determinato che uscirà il prossimo 27 settembre, Regione e ASL 5 hanno assunto alcune nostre proposte. Un passo in avanti, ma non abbassiamo l'attenzione. Così Luca Comiti, CGL, Mirko Talamone, CISL, Marco Furletti, WIL e Luciana Tartarelli, FIALS, che continuano. Il testo del bando contiene ora un aumento di punteggio per ausiliarato e per OSS. Inoltre è stata inserita la categoria di punteggio per pulizie non contemplata nella bozza iniziale. Modifiche positive che vanno nella direzione di una maggiore tutela delle ossa spezzine e vengono incontro ad alcune delle nostre richieste. Non è ancora sufficiente però per garantire una piena continuità occupazionale per tutte le 158 ossa spezzine. Il nostro impegno, concludono, è continuare in questa direzione. Venerdì 24 settembre i dipendenti del gruppo Monte dei Paschi di Siena scenderanno in sciopero unitariamente contro i paventati esuberi annunciati dall'azienda. Fonti non ufficiali parlano di diverse migliaia di esuberi a livello nazionale su 21.000 dipendenti attuali, fatto che si concretizzerà toccherà pesantemente anche l'organico ligure con la possibile chiusura di filiali sul territorio. In concomitanza con lo sciopero del 24 che si terrà hanno manifestazioni a Milano, Roma e Bari. Centro-sinistra compatto a Beverino per le prossime elezioni amministrative. Micol Roncallo è candidata sindaco della lista Uniti per Beverino. Ma vediamo i dettagli nel nostro servizio di Jacopo Cidali con le immagini di Sergio Diofili. Micol Roncallo, candidata sindaco a Beverino, come mai la scelta di scendere in campo? Ma diciamo che io sono cresciuta a pane politica
e ho la fortuna sì, di avere avuto un padre che ha sempre bazzicato in questo contesto. In questo contesto specifico dico che Beverino è governato dal centrodestra da diversi anni, da diverse legislature. Finalmente siamo riusciti a creare una lista che raccolga tutta la sinistra, dal Partito Democratico piuttosto che Italia Viva, piuttosto che il Partito Comunista e i Grillini. Pertanto era l'ora, insomma, di dare una svolta a questo comune. I punti principali del programma? I punti principali sono essenzialmente quattro. Quello che ci interessa, io sono un insegnante, pertanto quello che ci interessa è la scuola, aumentare l'offerta formativa, pertanto dove non arriva l'istituzione scolastica dovrebbe arrivare l'amministrazione comunale, quindi aumentare il tempo scuola, dare la possibilità alle famiglie di ricevere un'ulteriore offerta formativa all'interno di un ambiente sicuro, la viabilità è un altro argomento molto importante. Riqualificare i centri storici perché purtroppo in questi anni sono stati un pochino abbandonati. Importante anche aumentare i trasporti che collegano Beverino alla Valle del Biologico piuttosto che alle Cinque Terre, incrementare i giorni di raccolta della spazzatura, dell'immondizia, perché noi purtroppo abbiamo delle raccolte a giorni alterni per cui dobbiamo tenerci la spazzatura in casa per diversi giorni. Che cosa contestate all'amministrazione precedente? Non ha seguito, secondo noi, il cittadino come avrebbe dovuto. I cittadini sono stati abbandonati un po' a loro stessi. Non sono stati riqualificati i territori, non sono state date spiegazioni. Noi cosa vogliamo fare? Noi vogliamo parlare al cittadino. Parlare al cittadino attraverso, vogliamo creare un'app in cui i cittadini possono appunto spiegare le cose che non vanno, creare delle riunioni che siano bimestrali piuttosto che semestrali all'interno delle varie frazioni, così che si possono spiegare le attività, i lavori che verranno fatti e le motivazioni per le quali questi lavori potrebbero non essere fatti, tant'è che ci preme capire anche la situazione economica del nostro comune, perché noi non siamo così certi che sia rosea come sembra. Quindi insomma ci sono tante cose da fare, c'è da lavorare molto, ma finalmente la sinistra è unita per poter ottemperare a questo obiettivo. Sul sito istituzionale della prefettura sono consultabili facsimili delle schede di votazioni alla voce elezioni amministrative 3-4 ottobre 2021, circolari e notizie. Sono interessate all'elezione diretta del sindaco e al rinnovo del consiglio comunale i comuni di Amelia, Beverino, Borghettovara, Brugnato, Rio Maggiore, Santo Stefano di Magra e Zignano. E il Comune della Spezia informa che è stata pubblicata la graduatoria dei beneficiari del contributo affitti. La graduatoria è pubblicata nella home page del sito del Comune della Spezia nella sezione Notizie dal Comune. La Giunta Peracchini nel mese di giugno aveva deliberato su proposta dell'assessore ai servizi sociali Giulia Giorgi di dare evidenza pubblica al bando per un contributo per sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione per una cifra pari a 446.847 euro. E oltre 228.000 euro per la promozione dei vini liguri sui mercati extraeuropei, 114.349 euro per progetti regionali e 114.349 euro per quelli multiregionali, con capofila o partecipante la Regione Liguria. Lo ha deliberato lunedì 20 settembre la Giunta regionale su proposta del vicepresidente assessore all'agricoltura Alessandro Piana nell'ambito degli interventi campagna 2021-2022. Scadenza per la presentazione delle domande il 20 ottobre entro le 12. E sabato 25 settembre la consegna del premio FIDAPA, che sarà consegnato a tutte le donne che durante l'emergenza Covid hanno fatto davvero la differenza. La cerimonia avrà luogo al Teatro Civico a partire dalle ore 15.30. Ma andiamo a vedere i dettagli nel servizio di Italo Lunghi. Si è appena riunita la commissione del premio FIDAPA anche quest'anno. Sabato la premiazione, chi saranno i premiati? Bene, quest'anno abbiamo dedicato la nostra edizione del BPW Cup a tutte le donne che hanno fatto la differenza durante la
epidemia Covid. Il premio ha tre categorie, una categoria Young, nella quale viene premiata una socia FIDAPA giovane nell'ambito della BPW Europe, una categoria Leader, nella quale viene premiata un'eccellenza nazionale, e una artista, possibilmente del territorio, come premio speciale della giuria. Quest'anno abbiamo estratto tutte le dottoresse del laboratorio dello Spallanzani, del laboratorio di virologia. Se ricordate bene, è stato il primo laboratorio in Europa che ha isolato il virus. Però abbiamo voluto premiare tutte le donne, avremo con noi la dottoressa Valli. Poi, nell'ambito della categoria europea, abbiamo scelto un avvocato di Valencia, che tra l'altro è anche impegnata nella disabilità attraverso l'uso della vela. E poi, come artista, premiamo Ilaria Biagini, che è una musicista molto raffinata, è una polistrumentista, anche compositrice. L'evento sabato pomeriggio alle 15, ovviamente un vivo invito alla cittadinanza a partecipare a questo momento. Sarebbe bene prenotare alla mail elisa.romano18@virgilio.it, che è una mail dedicata proprio a raccogliere gli inviti, per avere la certezza del posto, e noi vorremmo garantire a tutte le intervenute o gli intervenuti la possibilità di avere un posto assegnato. Domenica 26 settembre 2021 si svolgerà un evento a Brugnato con l'obiettivo di raccogliere fondi per il restauro del tetto del Santuario dell'Olivo e per la manutenzione della struttura delle feste. Ma vediamo i dettagli nel servizio di Laura Ivani. Furono i monaci dell'abbazia di San Colombano a fondare il Santuario della Madonna dell'Olivo sulle colline di Brugnato. Un luogo del cuore per la Val di Vara che domenica 26 settembre tornerà a rivivere grazie a una giornata dedicata ai sentieri e alla solidarietà. In programma escursioni e una grigliata picnic nell'oliveto del santuario, con l'obiettivo di raccogliere fondi per il restauro del tetto e la manutenzione della struttura dedicata alle feste. Intorno al santuario viene piantato un nuovo alberello di olivo ad ogni nuova nascita e fino a prima della pandemia era frequentato il giorno di Pasquetta per la tradizionale scampagnata. Ora ha bisogno di cure e di presenza. Si parte alle 8:30 dalla piazza del comune di Brugnato con una escursione per la vetta panoramica del Monte Nero fino alla croce, poi il pranzo, la visita guidata e la santa messa al santuario dell'olivo. La passeggiata è organizzata da Antichi Sentieri Liguri. A questa escursione si aggiunge quella del CAI della Spezia, in partenza alle 9 dal chiostro di San Colombano a Brugnato e visita a Palazzo Vinci Guerra a Rocchetta Vara. Entrambi i gruppi poi si troveranno al santuario per la grigliata. Occorre prenotare pranzo e camminata entro venerdì 24 settembre ai numeri in sovraimpressione. L'evento è organizzato dalla Confraternita del Suffragio presso il Santuario di Nostra Signora dell'Olivo e dalla Proloco Città di Brugnato insieme ad Antichi Sentieri Liguri, con il patrocinio del Comune e del CAI. Occorre il Green Pass. Tutto il ricavato sarà devoluto al Santuario dell'Olivo. L'offerta formativa rivolta agli studenti delle scuole medie di Levanto si arricchisce di nuove attività didattiche dedicate allo sviluppo di competenze relative alle tecnologie digitali, all'arte e al fumetto e all'espressività. Grazie a un accordo tra Comune di Levanto e Istituto Comprensivo Locale sono stati infatti attivati tre nuovi progetti pomeridiani, integrativi e gratuiti, dedicati agli studenti di tutti i plessi. I corsi, che integrano il programma con nuove attività di gruppo, consentono ai ragazzi di rafforzare le capacità razionali, di scoprire e sviluppare le proprie vocazioni, di condividere conoscenze in un'esperienza collettiva e maturare una scelta consapevole sulle prosecuzioni del loro proprio percorso formativo. Sul sito dell'Istituto Comprensivo ci sono tutti i dettagli dell'iniziativa e le modalità di iscrizione ai corsi.
Questa mattina il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini, si è recato alla scuola primaria Manzoni, alla scuola secondaria Priaget e alla scuola primaria Maggiani. Continuano le mie visite a tutte le scuole comunali della Spezia per incontrare i bambini, i ragazzi, i loro insegnanti e tutto il personale scolastico, ascoltarli e soprattutto verificare lo stato di tutti i plessi, dichiara il sindaco Peracchini. Oltre ad adeguare dal punto di vista sismico gli edifici, abbiamo anche realizzato lavori di manutenzione per migliorare l'efficacia energetica e la sicurezza. Vi è stato anche un adeguamento degli spazi all'interno dell'edificio scolastico per garantire le giuste distanze a seguito delle normative anti-Covid-19. E prosegue sabato 25 e domenica 26 settembre il programma di visite guidate organizzato dall'assessorato al turismo del comune della Spezia in collaborazione con l'associazione Guide Turistiche Liguria, sezione della Spezia, per scoprire attraverso percorsi specifici in città la Spezia Liberty e Futurista. L'amministrazione comunale spezzina, nell'ambito del progetto dei nuovi percorsi turistici, regala a cittadini e turisti una nuova esperienza alla riscoperta della città. È obbligatorio ovviamente la prenotazione. E sabato 25 settembre alle 17.30 al Circolo Arci di Via Valle 2 al Ponte di Arcola sarà presentato il saggio Ricordando Teresa. Sarà presente l'autore Antonio Bianchi. In caso di maltempo l'evento si svolgerà all'interno del locale. E sono gli ultimi giorni per iscriversi al nuovo corso di fotografia base proposto da Spazi Fotografici e in programma a Sarzana da sabato 2 ottobre. Gli argomenti: la conoscenza pratica della fotocamera, elementi del linguaggio fotografico, pratica di inquadratura ed esposizione, basi di archiviazione e sviluppo digitale e primo approccio alla fotografia di paesaggio e persone. Il corso è ideato e tenuto dal fotografo professionista Davide Marcesini. E parliamo adesso di sport. Quarta giornata di campionato al Piccolo Spezia affronta la Juventus, ma vi ricordiamo l'appuntamento in programma di questa sera subito dopo la partita con la trasmissione A Dopo le Aquile per commentare il match e parlare del prossimo impegno dello Spezia contro il Milan. È il 3-0 interno del Levanto a spese del Little James Genova, il risultato di maggior spicco in quella che è stata la seconda giornata nel girone B della promozione Ligure. Ma vediamo i dettagli nel servizio di Andrea Catalani. È questo di Thomas Romano su calcio piazzato che poi rivediamo al rallenti, il più bel gol in quella che è stata la seconda giornata nel campionato di promozione Ligure di calcio girone B, ed è la rete che sancisce quel 3-0 che costituisce la prima vittoria in questo campionato di un Levanto giovane e apparso in buona salute dopo l'avvio purtroppo con sconfitta nella prima giornata. E nonostante un Levanto quasi a mitraglia, noi facciamo parlare invece il portiere, probabilmente molto poco attivo nell'ultimo 3-0 a favore. Siamo partiti bene, meglio con Little James, comunque è arrivata una bella vittoria. La squadra è forte, l'ambiente è bellissimo e vogliamo dire la nostra in questo campionato. Non altrettanto fortunato il Don Bosco Spezia, che pur a Pagliari era passato subito in vantaggio contro il Real Fieschi con 0. Invece i salesiani si ritrovano alquanto sfortunati, subiscono l'1-1 di Toll su questo calcio di rigore che ai più è apparso un po' generoso, e poco dopo si vedono annullare questa rete di Romiti per un fuorigioco che magari non
tutti hanno visto. Assalto nella ripresa da parte dei rossoneri alla porta degli ospiti, ma il portiere avversario para alla grande e, come non bastasse, ci si mette pure il palo su questa stoccata del subentrato Agrifogli. Peccato, perché per gli oratoriani avrebbe voluto dire, in caso di vittoria, ritrovarsi in testa alla classifica insieme alla Golfo Pro Recco, che intanto ha battuto per 2-0 la Tarros Sarzanese. Invece essi devono accontentarsi, diciamo così, della seconda posizione insieme al Follo San Martino e al Bogliasco, che hanno pareggiato 0-0 in casa di quest'ultimo. Per il resto, alla Forza Coraggio a domicilio, l'unico derby della provincia, 2-1 in casa del Colli Ortonovo. A riposo il Val di Vara 5 Terre, infine sfortunato il Magrazzurri, che viene sconfitto per 2-1 in casa della San Margheritese a un paio di minuti dal termine. E parliamo adesso di rally. Saranno due i fronti che vedranno impegnata BB Competition nel fine settimana. La scuderia spezzina, reduce dalla vittoria tra le squadre partecipanti al rally Casciana Terme, è attesa sulle strade del campionato europeo FIA nella blasonata cornice del rally Elba Storico. Confronto che chiamerà in causa Efisio Gamba al volante della sua Peugeot 205 di quarto raggruppamento. Un impegno che il pilota albano condividerà con Maurizio Olla e articolato sulle linee del confronto dal format europeo. E questa era la nostra ultima notizia. Io vi lascio alle previsioni del tempo a cura di Limet, Centro Meteo della Liguria. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata. Una buona serata a tutti voi da parte di Limet. Ancora un paio di giornate stabili ed assolate. A seguire, a cavallo del weekend, arretramento dell'alta pressione africana e graduale ingerenza dei flussi umidi sud-occidentali, produttori di instabilità temporalesca, i cui effetti sono ancora da valutare. Ma intanto, nel dettaglio, la tendenza per giovedì 23 settembre. Notte alba, ancora nuvolosità addossata sul versante nord dell'Appennino. In giornata invece velature abbastanza diffuse, ma tempo stabile e soleggiato, specialmente lato costa. Qualche cumulo pomeridiano lo ritroveremo nelle zone interne. I venti rimangono settentrionali, tesi a ovest di Capomele e a largo sul bacino ovest con qualche rinforzo mattutino, brezze diurne deboli invece su tutto l'arco ligure. Il mare generalmente mosso al largo, localmente molto mosso il settore più ovest al confine con il Mar di Corsica. Infine le temperature, che si prevedono stazionarie, i valori minimi sulla costa oscilleranno fra 16 e 19 gradi, le massime del giorno fra 24 e 27 gradi, nell'interno minime comprese fra 5 e 13 gradi, le massime del giorno fra 23 e 25 gradi. Per questa edizione è tutto, maggiori info meteo come sempre disponibili sul portale centrometeoligure.com e se non l'avete ancora fatto vi ricordiamo di scaricare la nostra applicazione gratuita Limet.